una serie di rapporti. Adesso qualche minuto me lo dovrete dare perché volevo puntualizzare alcune cose. Dovendo trarre delle conclusioni, chi scrive ritiene che l'istruzione, benché ne abbia alcune caratteristiche, non sia tuttavia riducibile ad una merce, in quanto essa, in molti paesi, tra cui l'Italia, si pone in rapporto stretto con identità collettive, nazionali, locali e cittadine. Una dissoluzione del mondo scuola in una logica di mercato selvaggio appare feconda di problemi e di contraddizioni perché potrebbe portare a conseguenze non prevedibili nella tenuta delle identità collettive e delle moralità pubblica, sulle quali si fonda la prassi politica, sociale ed economica di una comunità locale o nazionale. Certamente la prima vittima sociale di tutto questo è il docente, la cui figura perde di credibilità, l'altra vittima è la società italiana nel suo complesso. E qui abbiamo il problema centrale che, da un punto di vista, qui vedete questo simbolo dell'Accademia delle Arti del Disegno, ho insegnato, te lo ricordi Fernando, a scuola, storia dell'arte. Ecco, io vedo che il processo che noi vediamo con in Piazza della Signoria, avete visto quella roba gigantesca? Ecco, quello è un po' il simbolo della mercificazione dell'arte, nel senso, quando c'è qualcuno che dice che Piazza della Signoria è vuota, ed è il sindaco di Firenze, la città di Lapira, la città di, anche di Bocianchino, possiamo dirlo, un altro intellettuale importante, ed è assessore alla cultura, presidente della area metropolitana. Io dico, ma com'è possibile tutto questo? Vedere questo Urs Fischer considerato una personalità così importante da essere schiacciata praticamente di fronte a Cellini, a tutte quelle opere che ci sono, quando invece abbiamo una battaglia da fare con quegli stessi artisti. Ma dove? Nella periferia fiorentina, una delle più brutte periferie del mondo. Ecco, noi dobbiamo recuperare questo aspetto del rapporto tra le contemporaneità, collocandola in quei luoghi. Ma c'è la mercificazione, c'è la necessità di dare un valore enorme a quelle opere perché fa parte di un sistema. Fortunatamente adesso c'è stato l'ultimo libro, quello di Tommaso Montanari, che parla del sistema delle mostre come di qualche cosa che noi, ecco qui la responsabilità di Firenze, della scuola, dobbiamo in qualche maniera recuperare a noi. Nel senso, noi ci siamo riuniti un po' a discutere tra di noi di qualche cosa che può essere interessante o meno, ma l'elemento centrale è che siamo a Firenze. Quindi il lavoro del nostro amico Jacopo e il lavoro del filosofo hanno un valore, dovrebbero avere un valore dirompente nei confronti proprio di coloro che ci impongono di mettere dei monumenti che ciascuno poi si può pensare anche alle buttate del vernacoliere, qualche cosa che purtroppo perde il suo stesso valore che potrebbe avere. Quindi vedete come viviamo in un mondo di veramente di paradossi e che ci dicono quanto possiamo fare veramente smascherando questo. E qui nella prefazione, tornando dalla fine all'inizio, dico, in questo lavoro, in questa presentazione, c'è scritto il linguaggio chiaro ma specialistico, diretto ma capace di trasmettere i risultati di un'analisi approfondita, permette di rendere conto di cause originarie e motivazioni delle dissennate scelte che hanno portato da una parte al caos attuale, noi viviamo in una realtà di caos, dall'altra all'applicazione di un piano predeterminato e organizzato in atto per lo smantellamento e il ricondizionamento finalizzato della scuola un tempo pubblica, vorrei dire un tempo statale. E questo è l'elemento centrale, lo strumento di socializzazione, di acculturazione socializzata, che è la scuola, che è un punto di riferimento delle grandi battaglie dell'Ottocento. Io credo che sia stato ribaltato e dissolto, perché i ragazzi a scuola ci vanno con il cellulare e devono essere tutti promossi. Perché poi sono tutti, in realtà cosa vogliono dalla scuola? Che sappiano leggere, scrivere, far di conto e possono essere ricondizionati, già le hanno adeguatamente sviluppati nell'uso del computer, per poter essere totalmente precarizzati. Quindi questi hanno una delle cose infami, è stata proprio la precarizzazione nei confronti del lavoro.
perché così hanno creato veramente una nuova generazione di schiavi e di gente che vive nel caos, nel senso vive alla giornata. E qui c'è tutto un discorso sull'introduzione. Il lavoro di Jacopo è stato importante, io lo vedo proprio come una bandiera, perché è anche abbastanza agile. Io penso a un altro bellissimo lavoro, ma è un balloppo così, di Naomi Klein. Tu l'hai citata in non logo, io invece l'ho cito per un altro volume che io tengo nella biblioteca, beh, in vista. Ed è "Una rivoluzione ci salverà, virgola, perché il sistema di produzione capitalistico è insostenibile". Ma in questo caso non è insostenibile soltanto per le considerazioni della distruzione, il punto fondamentale della personalità, ma perché stanno distruggendo il pianeta. Ragazzi, ma avete visto la siccità di quest'anno? Se voi prendete, ce l'ho lì, l'ultimo numero di Le Monde Diplomatique, on dit che abbiamo una catastrofe. Per la prima volta l'umanità non ha diminuito la fame, ma è aumentata la fame per le inondazioni e per la siccità. Ma questo è legato al mercato, è legato alle scelte che sono state fatte. Pensate alle enormi spese, come militari in scala, ve lo dico, le enormi spese militari. Ma pensate un po' quanto costa un colpo di cannone, l'addestramento di un carro armato. Le spese militari dell'Italia sono stimate, non è scritto lì, ma sono stimate, secondo alcuni, in 64 milioni di euro al giorno. Sì, questo, e qui torniamo a un discorso filosofico, il pensiero unico dell'ideologia neoliberale. Neoliberale, che di liberale c'è pochino, nel senso che è tutta legata alla dimensione economica del sistema, legato al profitto. Ma questo elemento che distrugge l'ambiente, perché la massimizzazione del profitto è il punto di riferimento fondamentale, non c'ha limiti. La reazione alla caduta del saggio di profitto non ha limiti. E quindi il punto fondamentale è che la ragione, l'ha detto molto bene la Naomi Klein, nel senso bisogna che superare il sistema di produzione capitalistica. E ci abbiamo tanti mezzi. L'umanità mai come oggi ha avuto scienza, tecnologia e quattrini. Il punto è che hanno cominciato, e tu lo dicevi molto bene, a distruggere i cervelli, a distruggere la capacità di dialogo tra le generazioni. Ed è questo un compito che noi dobbiamo avere. Questo libro ci aiuta proprio in questo senso. E ci sono dei riferimenti puntuali a queste cose. E ricordiamoci questo, una parola importante. Le forme di vita autosegreganti. In questo senso sono riusciti anche a dire che chi è contro il sistema fa il gruppo sociale, il centro sociale, e stanno lì. E così. Invece bisogna avere il coraggio di confrontarsi, discutere. Delle volte, io adesso sto parlando in un tono molto asseverativo, ma è un'ipotesi quella che faccio io. Andiamo bene. Come è un'ipotesi questa? È un'ipotesi, ahimè, tanto avvalorata da tanti fatti. E qui c'è necessità e precarietà dell'insegnare. E ci sono tutte questa serie, io l'ho abbastanza vissuto questo libro, perché è veramente, lo trovo veramente importante, come colpire le nuove generazioni, la loro formazione nella fase pre-adolescenziale e adolescenziale, i momenti centrali della formazione della personalità nell'ambito della scuola. È lì che colpisce il sistema e quello che noi chiamiamo pubblicità, che oggi è il vero processo di formazione delle nuove generazioni, se non si riesce a reagire. E quindi è il problema invece che noi riproponiamo, che Don Milani riproponeva, della società praticamente scolarizzante. La scuola di 365 giorni non è soltanto la scuola come scuola, ma è quel processo di acculturazione che appunto tu sottolineavi, come ogni volta che facciamo qualcosa siamo legati a un elemento che ci trasforma profondamente. E qui bisogna, l'individualismo e il mito del successo tendono a far percepire al soggetto umano i propri limiti e il proprio disagio come un fatto privato e personale, e non come parte di un meccanismo sociale e di redistribuzione delle ricchezze e delle carriere professionali che chiama in causa l'ordine costituito, vale a dire la società. E qui abbiamo tutta una serie di elementi che sottolineano questi aspetti, analizzandoli in maniera puntuale e
molto dinamica, nel senso quello che viene rinviato e che affronta poi nella, nell'appendice la sindacalista, ci puntualizza le leggi come sono state fatte, come ci sia stato proprio questo processo di catastrofe da parte di quelli che dovevano essere, e tu l'hai detto bene, Iaco, prima, il discorso centrodestra, centrosinistra, ma globalmente, non soltanto in Italia, hanno tutti ceduto praticamente di fronte a questo processo di identificazione della società con un sistema che è il pensiero unico. E così in Italia abbiamo visto Berlinguer distruggere una parte consistente della scuola, il colpo finale è venuto fuori adesso da questa ministra che è stata anche sindacalista, ammazzo, e che doveva essere questo? Peggio della Moratti. E allora, io dico, c'è la degradazione della condizione docente, certo, la degradazione della condizione sociale, ma soltanto il tempo che tu li tieni senza... L'hai vissuto questo, Jacopo, tanti anni. Ma se, all'ultimo collegio hanno ribadito l'importanza della sorveglianza. Sì, ecco, se voi guardate poi su Jacopo Nappini, lo guardate come curriculum sul in internet, queste robe qua, vi rendete conto che questo ragazzo c'ha dietro di sé una quantità enorme di pubblicazioni, di specializzazioni e così via, come tanti altri. E noi abbiamo buttato via questi cervelli, questa capacità di intervenire nella società per cambiarla. Cosa conta? Il tifo, il calcio, le scommesse, pensate a quello, al degrado che noi stiamo vivendo. E questo è un libro che sottolinea questo. Ed è bello, mi piace questo rapporto, che tu sottolinei con Don Milani e con Pasolini. Mondi diversi, ma che confluiscono nella centralità del processo nel quale è determinante il confronto con il sé e la cultura e la creatività. Avevano capito una cosa, che il nuovo potere puntava ad avere dei consumatori. Ma i consumatori, e tu, certo, i consumatori, ma perché soprattutto prima dei consumatori? Dovevano essere sudditi, perché trovavano nel consumo l'unico recupero che potevano avere, ma la realtà fondamentale è che dovevano essere sudditi, dovevano accettare il predominio di certe... E come se l'hanno fatto? Col cinema, la televisione, che, e tu l'hai detto, cinema e televisione ricreano e reinventano la realtà e arrivano a costruire luoghi comuni, immagini e filmati che si trasformano in rappresentazioni simboliche di eventi e di fatti. Ecco l'immaginario collettivo nuovo che noi vediamo, ecco il discorso che tu fai sulla su questa bellona veramente del 1990, adesso chissà che fine ha fatto quella signorina. Credo sia ingrassata, infatti non sì, l'hanno quindi, voluta, credo alla... E quindi vediamo un po', e qui c'hai un altro, nel capitolo secondo, scuola, memoria e popolo bambino, e qui fai la storia della scuola in Italia. Ed è importante il rapporto tra quello che è stata le grandi riforme della riforma Gentile, che cosa ha significato. Ma se noi pensiamo alla fin fine, la riforma di Gentile, pur nella sua dimensione classista, era qualche cosa che è stato un elemento che, nonostante tutto, con gli aggiustamenti di tiro, con la nostra grande Costituzione, la quale si dice, e noi bisogna applicarla ancora proprio dal punto di vista della quello che si dice per la formazione del cittadino. Ecco, il punto fondamentale è che non è la catastrofe, è cominciata dopo. È cominciata quando l'Italia sembrava negli anni tra 50 e 60 che avesse preso coscienza di quello che stava succedendo. Luglio del 60. Come ha pesato tanto quello che stava succedendo nel mondo, il Concilio Vaticano, mettiamoci anche quello, elementi che portavano a una trasformazione, un senso nell'altro. E guarda caso, io sono uno di quelli che considera il 68 molto, un periodo estremamente ambiguo. E qui, in effetti, bisogna vedere come accanto, un po' tu stai... Perché il nostro amico è mense sana e corpore sano, nel senso che è anche un abile
atleta nell'ambito della lotta giapponese. E la lotta giapponese è quella lotta che si utilizza la forza dell'avversario per vincere. E secondo me, e forse io ci ho pensato, ci hai messo questo discorso a proposito del 68, che mi è garbato, dicendolo alla Fiorentina, tanto quando tu parli della terza rivoluzione industriale in cattedra, la scuola contestata, eccetera, eccetera. Quando tu dici, vediamo se lo ritrovo, perché qui ne ho sottolineate tante di cose, forse troppe, e poi mi tacerò anch'io perché non voglio approfittare della vostra... E c'è qualcuno che preme per intervenire. Bene, adesso sarò brevissimo, perché finisco con questa cosa qui, quando tu a un certo momento dici che... Ecco, questa cosa qui bisogna che te la dica. Dunque, la conclusione del ragionamento fu poi la seguente. Ricordiamo l'elenco che ho fatto prima. I rivoluzionari e i contestatori del 68 volevano essere buoni cittadini? No. Volevano essere dei buoni soldati? No. Volevano essere delle persone per bene previdenti? No. Volevano essere dei tradizionalisti? No. Dei buoni cittadini e bravi religiosi? No. Praticamente il 68 ha aiutato il nuovo potere a distruggere quei valori di cui il potere voleva liberarsi. Quei valori di cui il potere voleva liberarsi. Ecco, io credo che... L'intervista è stata trascritta, ma non so che molti non si riesce a trovare l'originale video. Questo però è... Queste parole sono di Pasolini, eh. È Pasolini questo che parla. Quindi concludo ricordando questo, appunto, che questo libro, che ha tante considerazioni interessanti, che io soltanto in parte mi sono permesso di sottolineare, forse con eccessiva forza, però voglio dirvi che è l'elemento centrale per cui la scuola può renderci liberi. E renderci liberi vuol dire consapevoli e non sudditi, perché il punto fondamentale, credo che siamo consumisti, si diventa consumisti perché siamo sudditi, perché siamo subalterni. E quindi io volevo concludere ricordando che è uscito adesso questo libro su della memoria.